Ed è tutto per ora, a te la linea, Antonio. Grazie Mariella. Allora noi cambiamo argomento e parliamo di un'altra iniziativa che nasce tra i cittadini, che sorge tra i residenti per dare un contributo alla città e per migliorare le cose. Ne parliamo con il nostro ospite che è Francesco De Crescenzo. Buongiorno, Buongiorno. giovane ospite, 25enne, beato lei. Allora, che è il presidente di un'associazione che è nata da un paio d'anni, come si chiama l'associazione? Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. L'associazione si chiama Sorte, che sta per Solidarietà Romana sul Territorio. È un'associazione di promozione sociale che nasce dall'idea di 12 ragazzi che una sera si sono messi intorno al tavolo e abbiamo detto che cosa possono fare 12 ragazzi per dare un contributo concreto a tutte le varie realtà di disagio sociale presenti a Roma. E voi cosa fate di concreto? Noi nel concreto abbiamo portato un nostro contributo all'interno di tutte quelle che sono queste realtà. Assistiamo delle famiglie romane con forti difficoltà economiche, portiamo il Ecco, nostro noi in questo momento contributo. stiamo vedendo le immagini di uno spettacolo, perché oltre all'assistenza voi vi dedicate anche a spettacoli di che tipo? Diciamo, ecco, lo spettacolo che vedete nelle immagini è stata una rappresentazione teatrale che i nostri ragazzi hanno messo in piedi, in scena, proprio pochi giorni fa al Teatro Parioli, al fine di raccogliere i fondi per tutte le nostre attività. Le nostre attività vanno a riempire tutta quella che è la grande sfera del sociale, dall'assistenza ai minori nelle case famiglia, negli istituti di ragazze e madri, all'assistenza alle persone senza fissa dimora per le strade della nostra città, che sono, ecco, in continuo aumento in questo momento storico. Inoltre abbiamo delle attività che sono sul territorio, che vanno dalla riqualificazione alla pulizia delle zone verdi in forte stato di Voi degrado. lo scorso 9 maggio avete ripulito Villa Balestra, che Sì. poi insomma si trova in una zona centrale di Roma, aveva bisogno di essere ripulita. Assolutamente, noi abbiamo sempre preferito portare il nostro contributo in quelle che sono le zone di maggior degrado, prevalentemente nella periferia di Roma, ma lo stesso discorso è stato fatto anche a Villa Balestra. Villa Balestra, nonostante si trova nel secondo municipio, quindi in una delle zone apparentemente, diciamo, dove il degrado si dovrebbe Beh, i sentire di Parioli certo meno, non ai sono, Parioli, non so, non si invece tratta non era di così, quindi città. abbiamo portato il nostro contributo anche lì, come da Tor Sapienza a Villa Balestra. Senta, ma come vi finanziate? Parliamo Sorte di note dolenti. Come vi È finanziate? completamente autofinanziata, è un'associazione indipendente in tutto e per tutto, è gestita da noi ragazzi, andiamo dai 16 ai 25 anni, io sono tra i più anziani dell'associazione, facciamo tutto completamente da soli, ogni ragazzo ha una quota associativa che versa durante l'anno e poi per i più generosi c'è un codice, un bonifico bancario. Però c'è un problema, ne parlavamo prima, me lo diceva prima fuori, c'è un problema di sede. È vero che voi state alla ricerca di una sede perché ovviamente riuscite a finanziare l'attività, ma arrivare a pagare degli affitti ancora non ci Ecco, siamo. non ci siamo perché preferiamo, ecco, che tutti i fondi che abbiamo vengano destinati concretamente a queste realtà che noi affrontiamo ogni giorno. Proprio prima, a proposito, parlavamo di dignità umana. La dignità umana anche a Roma molto spesso viene calpestata perché ci sono persone che vivono sotto la soglia di povertà e sotto la soglia proprio di sopportazione, di vita, ecco, che dovrebbe essere degnamente vissuta. Quindi, ecco, noi per questo agiamo qui nella nostra città perché pensiamo proprio che da Roma dobbiamo ripartire in quanto noi viviamo qui come gruppo di ragazzi e dalla nostra città, dai nostri quartieri, vogliamo portare un contributo concreto per cercare, ecco, di Di sollevare un po' migliorare. questa situazione. Grazie a De Crescenzo Grazie mille a per voi. questa iniziativa, complimenti a tutti i suoi amici che si occupano della stessa Grazie. cosa e noi andiamo avanti e vi proponiamo un servizio particolare perché ha a che fare con una delle più piccole case museo di Roma.